Determiniamo il dominio della funzione h di x espressa mediante una frazione che ha al numeratore x meno 3 e al denominatore 2x meno 1. Il dominio di una funzione è l'insieme dei valori che posso attribuire alla variabile indipendente in modo tale che l'espressione non perda significato. Una frazione perde di significato quando il suo denominatore è 0. Per determinare il dominio di questa funzione, allora è necessario determinare i valori che è possibile assegnare alla variabile indipendente x in modo tale che il suo denominatore, cioè 2x meno 1, sia diverso da 0. Scrivere 2x meno 1 è lo stesso che scrivere 2x più meno 1. Questo deve essere diverso da 0. Una somma algebrica è 0 soltanto nel caso in cui i termini della somma sono uno l'opposto dell'altro. È diversa da 0 in tutti gli altri casi. Affinché questa somma algebrica sia diversa da 0, allora è necessario che 2x sia diverso dall'opposto di meno 1. L'opposto di meno 1 è 1 e quindi possiamo dire che 2x più meno 1 è diverso da 0 quando 2x è diverso da 1. Questa relazione indica che il prodotto di due numeri deve essere diverso da 1. Ora, il prodotto fra due numeri è 1 soltanto nel caso in cui due numeri sono uno il reciproco dell'altro. Quindi affinché questo prodotto sia diverso da 1, è necessario che x sia diverso dal reciproco di 2. Ma il reciproco di 2 è un mezzo, quindi affinché questo prodotto sia diverso da 1, è necessario che x sia diverso da un mezzo. Quindi tutti i numeri razionali diversi da un mezzo sono gli elementi del dominio di questa funzione. Rappresentiamo quindi sotto forma di insieme questo dominio. Lo posso rappresentare per caratteristica, quindi D è formato dai numeri razionali, tali che x sia diverso da un mezzo. Oppure lo posso rappresentare con un'espressione fra insiemi. D è la differenza fra l'insieme dei numeri razionali e l'insieme che contiene il solo valore un mezzo.